Il centro-sud intanto continua a boccheggiare sotto il sole cocente. Di Perugia c'è Emanuele Iacusso. A te. Oggi Perugia è una delle città più calde d'Italia, bollino rosso del Ministero della Salute, ci avviciniamo alle ore più calde in assoluto, l'afa è davvero soffocante, l'emergenza dovrebbe durare almeno fino a dopodomani quando è prevista una rinfrescata, ma vediamo nel servizio come perugini e turisti si stanno preparando, affrontano questa situazione. Caldissimi, temperature infernali. Perugia è una delle 7 città da bollino rosso per il Ministero della Salute per rischio colpi di calore. La massima prevista è di 33 gradi, ma la temperatura percepita è sicuramente superiore a causa dell'afa. Piazza 4 Novembre, pieno centro di Perugia. La piazza è abbastanza vuota perché già fa notevolmente caldo. Il cielo è un po' velato, ma questo non fa altro che aumentare il senso di umidità. E allora non resta che difendersi come si può. Cammino piano, non faccio le corse, bevo molto, sto molto in casa e se vado al bar scelgo l'angolino dove arriva un po' di arietta. È faticoso, io soffro il caldo, però ci sta. Come fa a difendersi? Bevo, cerco di non uscire le ore più calde, le docce, che vuoi fare? Cerchiamo di stare nelle ore più calde in casa, poi naturalmente si deve uscire per studiare, quindi cerchiamo il ventilatore. Aumentati gli accessi al pronto soccorso di Perugia, soprattutto anziani, ma non tutti sono scontenti del gran caldo. Caldo? A me piace perché sono di Mosca e a Mosca adesso circa 17 gradi, pioggia, così mi piace.